Il calcio è in lutto. All'età di 89 anni si è spento Kurt Hamrin, attaccante svedese che tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60 ha militato nel nostro campionato, diventando bandiera della Fiorentina e vestendo anche le casacche di Juve, Milan e Napoli. Alla destra elegante e micidiale, ambidestro in palleggio e nel tiro, era soprannominato Uccellino, per quel modo lieve e veloce di stare in campo. Dotato di fantasia e visione di gioco, era un grande opportunista, capace di puntare sempre l'avversario con dribbling stretti, guizzi e allunghi. È con la Fiorentina che Hamrin entra nella storia, arrivando ad esserne ad oggi il miglior marcatore assoluto con 208 gol. In bacheca, con la maglia viola, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa delle Alpi e una Mitropa Cup. Superato da Battistuta nel 2000 come primatista di reti segnate in Serie A, Hamrin nel 1964 fece segnare un nuovo record, segnando ben 5 gol in una partita in trasferta sul campo dell'Atalanta. Con la maglia della nazionale svedese, si è classificato infine secondo al Mondiale del 1958 dietro al Brasile di Pelé.